She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Sì, pronto, ciao Marco, siamo appunto in diretta telefonica con Marco Tunini, allenatore del 4 Stelle Niente, ma purtroppo la notizia è giunta mentre stavamo montando, quindi abbiamo ricorso a questa telefonata, abbiamo saputo del tuo esonero, raccontaci un attimo cosa è successo, è stato un fulmine a ciel sereno. Sì, l'ha detto proprio precisamente. Ieri sera ero a una cena per beneficenza qui a Coservetti e è arrivato un messaggio dal direttore sportivo Turini che volevano parlare con me stamani e io mi sono subito accorto che c'era qualcosa che non andava e ho chiamato Davide e mi ha detto che volevano parlare con me perché voleva dare una scossa alla squadra e che ultimamente la vedevano un po', vuol dire moscia e senza grinta e preferivano poter cambiare allenatore per vedere se avevano questa sprezzata. Io veramente ci sono rimasto male, pensavo che essere più tempo perché è un mese che sono con loro e è vero, 5 partite ho perso 3, però non ho mai avuto la cosa a disposizione come ha avuto giocatore precedente, infatti 8, addirittura 9 giocatori fuori USA, infortunati, qualificati in ferie, problemi familiari, eccetera, eccetera, non ho mai avuto occasione di poter schierare magari la scuola che pensavo. Infatti mi è venuto in mente anche un tangente della partita contro Castelfranco quando in panchina, non avendo nessuno che sapeva difendere, che faceva difensore, quando si infortunò Puccioni dovetti mettere un attaccante e spostare addirittura 3 ruoli. Quindi chiaramente hai le tue attenuanti per questo esonero che nemmeno te ti aspettavi, comunque lo sai benissimo anche te che poi quando le cose non vanno il primo a pagare è sempre purtroppo l'allenatore. Sì, no, più che altro volevo chiedere cos'è che si aspettavano a me, la bacchetta magica ce l'ho nemmeno io e quando consegni una squadra condizioni fisiche non al meglio, con dei problemi, con delle scelte obbligate sia nei vari ruoli e poi addirittura perdi le partite con delle situazioni sfortunate, non riesci magari ad addrizzarle, questo proprio non me lo aspettavo. La domanda che mi faccio io è questa, cos'è che si aspettavano a me, perché io credo di essere un attore come tanti altri, però quando consegno una squadra del genere penso che le scelte siano obbligate. Ho capito, vabbè, ti ringraziamo per la disponibilità e quindi chiaramente oltre agli auguri di un buon Natale, un felice anno nuovo, ti facciamo anche un in bocca al lupo per tornare presto su una delle panchine della Valdera. Ciao Marco, grazie.